adesso saliamo per la Val d'Intelvi, ragazzi, spettacolo, cioè salgo perché saliamo, sono da solo e parlo sempre plurale, però saliamo perché vi porto con me. Guardate qua che bello, ovviamente c'è un po' di traffico nell'anima, però bel posticello, un po' di stradine carine. Comunque non vi dico, vabbè che tanto sarà il titolo del video, però non vi dico dove sto andando fino alla fine. Lago di Como, bellissimo. Ok, qua siamo rifugio Boffalora, in teoria adesso dovrebbe esserci una stradina per andare al rifugio Venini.
rifugio Venini, ragazzi. Andate qua ragazzi, spettacolo, rifugio Venini in moto, bellissimo, bellissimo, consigliato. Adesso andiamo a vedere di là abbiamo il lago di Como. Bello, bello, bello. Che posto ragazzi, che posto, spettacolare, bellissimo. Adesso scendo, oggi sono venuto qua a fare il giretto, un'oretta di viaggio, no, un po' di più, un'oretta e mezza di viaggio, una o due ore a Bergamo. È davvero semplice arrivarci. Comunque per arrivare al rifugio c'è davvero 200 metri di sterrato e poi è tutta strada, questo è cemento, cioè cemento, asfalto. Comunque è tutta asfaltata ragazzi, no? Niente di difficile, anzi molto semplice, consigliatissimo. Questo ragazzi, che paesaggio ragazzi, che panorama, guarda qua tutti i monti, tutte le Alpi, bellissimo, spettacolo, wow, spettacolare. Strada un po' di merda, ma respiriamo un po' di aria pura ragazzi. Comunque ragazzi, anche la strada che viene su fino a Pigra si chiama, bellissima, davvero molto molto bella. Pigra è il paese dove poi parte la strada per andare su al rifugio, prima Boffalora e poi rifugio Venini. Bello, bello e bello. Direi che vi saluto da qua, da questo sponda comasca nel lago di Como. Vi ringrazio di aver visto anche questo video, spero che vi sia interessato. Per me è molto molto carina come strada quella del rifugio Venini. Comunque oggi è anche un sabato prepasquale e diciamo che non ho trovato tantissima gente, quindi spettacolo al top. Quindi niente ragazzi, ancora grazie e ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo ragazzi di lasciare appunto il mi piace e se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al canale, ok? Io vi ringrazio ancora e alla prossima, ciao ciao.